su come procede l'amministrazione regionale e credo che proprio la chiosa che ha fatto il consigliere Borrello sia veramente la cosa da fare. Lui dice giustamente non c'è un piano d'assetto e vi dico di più, il rammarico è che se ci fosse stato quell'area sarebbe stata assolutamente tutelata nella sua interezza, non solo tutti gli 80 ettari e quindi anche i 3 oggetto di questo intervento. E quindi è chiaro che quello che abbiamo dichiarato nella scorsa settimana, di cui ancora ringrazio quest'Aula, cioè di voler come da sprone per quanto riguarda i piani d'assetto, credo che sia veramente l'obiettivo che ci dobbiamo porre in tempi molto rapidi. Come inizia la storia di questo bosco? In realtà perché non se ne parla mai fino a un certo punto? Perché c'era un contratto, Roma Natura, che cosa faceva? Sostanzialmente aveva dei contratti di affitto e tutelava in quella maniera questo bosco e un altro bosco. Nel 2011, io qui ho l'atto, l'allora commissario decide di revocare e di recedere i contratti di locazione pluriennale del bosco denominato Macchia di Capocotta, sottoscritto da Ente Roma Natura con l'azienda agricola eccetera eccetera, in data 20 gennaio 2011. Quindi di fatto la proprietà non torna in possesso nella storia del bosco. A seguito di questo è accaduto, credo, anche quello che è accaduto qualche giorno fa. Vediamo però nel dettaglio. Innanzitutto, sì, corretti i richiami che sono stati fatti nell'interrogazione e io ho sottoposto al commissario di Roma Natura, che prontamente mi ha messo in condizioni di poter leggervi oggi alcune domande e questioni che tratte dall'interrogazione, fatto porre al proprio direttore e ai propri uffici. Commissario che esiste perché noi stiamo modificando nella proposta di legge anche la 29, quindi abbiamo motivato appunto l'esigenza di una gestione commissariale in attesa della nuova normativa, quindi mi auguro che anche lì saremo capaci di fare in fretta e bene quello che ci siamo proposti con tutto il Consiglio regionale. E specificatamente le domande sono queste: se l'intero iter autorizzatorio che ha portato il settore, diciamo, che ha autorizzato è stato diretto a rilasciare il nulla osta per il taglio, cioè se esisteva un nulla osta, il direttore ci fa presente che l'area che se ne occupa non è direttamente riconducibile a lui ma al dirigente il dottor Fancello, e ci racconta un po' come è stato fatto questo iter autorizzatorio sui 3 ettari. Abbiamo poi chiesto quali sono state le prescrizioni adottate e ci ha legato appunto tutta una serie di prescrizioni, quindi intervento di taglia e ripulitura fatti eseguiti nel rispetto della normativa, è vietato il transito di trattori agricoli o forestali anche di tipo cingolato, gommato e tal, e quindi tutta una serie di prescrizioni. Poi abbiamo chiesto se esiste un monitoraggio che fornisce aggiornamenti costanti e ci ha sostanzialmente anche qui rassicurato che da questo punto di vista la direzione si era in qualche maniera attrezzata, e abbiamo chiesto anche se esistono foto che documentino lo stato dei luoghi ante e post intervento, in maniera tale pure da avere una visione. E poi, e ci è stato detto appunto sì, sono state allegate, e altresì è stato richiesto se avesse ritenuto di attuare un particolare servizio di sorveglianza, vista la delicatezza con l'area limitrofa di grande pregio. E ci ha rimesso tutto un piano di vigilanza che è stato realizzato attraverso personale di vigilanza ed altri sopralluoghi fatti con l'ufficio naturalistico ed altro. Quindi abbiamo chiesto se era a conoscenza che le proprietà abbiano richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni, e quindi ci ha risposto come sono state concesse, e anche è stata riscontrata, ci dice, una difformità tra dichiarazione di taglio inviata al Comune e quella per l'istanza al nulla osta per il parco, e quindi in autotutela ha sospeso l'efficacia dell'atto. Questi fatti di carattere amministrativo, cioè di fatto dopo il primo giorno di taglio si è chiusa questa vicenda. Nel frattempo la Regione si è mossa, l'assessore si è mosso direttamente insieme al commissario per fare qualcosa di più, cioè non limitarci solo a avere una procedura amministrativa con carte da mettere a posto, che vanno ovviamente messe tutte nel regime della legittimità, ma che avrebbero comunque riconsentito un intervento. E ci siamo mossi in maniera diversa, trovando anche accoglienza da parte della proprietà, devo dire,
dove noi abbiamo detto noi siamo disposti fino all'approvazione del piano d'assetto a indennizzare questa quota, cioè nel senso discutiamo insieme come ritornare in una situazione di tutela in qualche maniera con l'indennità, però intanto non si tocca nulla. Sospensione immediata dei lavori, allontanamento di qualsiasi maestranza che fosse sul luogo e poi si iniziava a discutere. Devo dire, insomma, di questo mi sembra che si possa arrivare a buon fine innanzitutto con la cessazione del taglio prima ancora della sospensione amministrativa, e quindi io credo che questa sia una buona strada. È chiaro che non è che può essere un'indennità pluriennale, ma deve essere limitata, questo è lo stimolo, alla nostra approvazione del piano d'assetto, perché lì a quel punto poi la partita sarebbe da questo punto di vista la tutela assolutamente chiusa, perché quella è un'area a tutela assoluta e quindi avremo la certezza che nessuno toccherà più quel bosco. Grazie.